Intanto adesso andiamo subito con la nostra Chiara Ruggero al prossimo ospite che è già in collegamento telefonico con noi. Io ve la presento, poi se ne occupa la nostra Chiara Ruggero, Francesca Maccani. Buongiorno Francesca. Buongiorno a voi tutti. Ciao Franci. Ciao Chiara. Allora, non per essere ripetitiva, quello che volevo appunto sottolineare e quello che un po' mi ha spinto insomma a coinvolgerti oggi in questo nostro spaccato è quello che i social network, se saputi utilizzare, appunto non sono solo veicolo di fake news, di odio, di violenza, ma danno la possibilità appunto di conoscere tanta bella gente, come è stato per me nei tuoi confronti. Insomma, noi ci siamo conosciute appunto tramite Facebook, tramite i social. E quindi niente, ecco, proprio l'importanza poi, no, magari di avere una community che poi ti sostiene, vedi, come nel tuo caso, per l'uscita del tuo primo libro, del tuo libro d'esordio, appunto Fiori senza destino. Ecco, io mi chiedevo come nasce appunto questo tuo libro e come è stato passare dall'altra parte della barricata? Allora, carissima Chiara, innanzitutto grazie per l'ospitalità ed è un piacere per me essere qui con te in radio, perché appunto, come tu dicevi poco fa, noi ci siamo sempre sentite tramite i social. E io in questo caso, come hai anticipato, sento di spezzare una lancia a favore di questi mezzi, perché se opportunamente usati sono veicolo veramente di cose belle. E per me è stato così, perché credo che le persone più importanti in questo momento della mia vita, gli amici più vicini, siano, io li abbia conosciuti proprio grazie a Facebook e grazie all'amore comune per i libri, e io la chiamo la mia magia dei libri. E quindi rispondo brevemente alla tua domanda: come è nato questo libro? È nato perché l'anno scorso io e Stefania Auci, una carissima amica e collega, insegnante, nonché scrittrice, praticamente abbiamo scritto un piccolo saggio sulla scuola, sulla legge 107, intitolato La cattiva scuola, che è uscito con l'edizione Tlon. In questo saggio, che fra l'altro ha vinto il premio Donna del Mediterraneo lo scorso anno, io in un capitoletto raccontavo la mia esperienza di insegnamento alla scuola del CEP di Palermo. Cos'è il CEP? È il Centro di Edilizia Popolare, è un acronimo, quindi un quartiere dormitorio sostanzialmente della periferia di Palermo, di recente costruzione, ovviamente lontano dal centro storico. E quando noi presentavamo questo piccolo saggio, tutti ci dicevano, sia a me che a Stefania, che ha raccontato invece la sua esperienza allo Zen, ma è troppo poco, ma tu ci devi raccontare qualcosa di più di questi tuoi ragazzi. Tant'è che subito dopo, proprio spinta forse anche un po' dall'entusiasmo, no, di queste richieste, ho iniziato a buttare giù il primo nucleo di questo che oggi tengo fra le mani, che è il romanzo Fiori senza destino, che appunto è ambientato al CEP e racconta le storie dei miei ragazzi. Sì, infatti, come hai accennato tu, quindi questo è un libro che racconta un po' questo contesto di degrado, di violenza, di squallore, di questo appunto quartiere periferico di Palermo. Quindi queste storie che tu racconti, no, di questi ragazzini che per te appunto, che sei la professoressa, cioè te, la protagonista Sara, che immagino abbia molto, moltissimo in comune con te. Quindi questa professoressa venuta dal nord, che si trova in Sicilia, appunto piantata in Sicilia, a vivere queste storie, no? In qualche modo sulla propria pelle, a respirarle tutti i giorni in classe. Che cosa ha significato, cioè quanto ti è costato in realtà scrivere di queste esperienze che hai assimilato in tutto questo tempo? Allora, questa è una domanda bellissima, perché in realtà io ho insegnato in questa scuola quasi 9 anni fa, nel 2010, ed è stato un impatto per me durissimo, perché io non l'ho specificato, ma dal mio accento si capisce che io non sono esattamente palermitana, sono trentina e mi sono trasferita a Palermo per mio marito, che è palermitano, per motivi di lavoro. E quindi poi ho chiesto l'assegnazione provvisoria, io prima insegnavo in Trentino,
e mi è stata assegnata questa scuola appunto di periferia. È stato un anno per me ovviamente molto forte, molto faticoso, molto doloroso, perché l'impatto, non ero assolutamente pronta innanzitutto a questa realtà, perché è una realtà lontanissima da me, sia culturalmente che socialmente. La differenza tra un piccolo paesino di montagna dove tutto funziona alla perfezione e un quartiere così degradato come quello del CEP di una grande città come quella di Palermo, che è una città meravigliosa, straordinaria, ma come tutte le grandi città purtroppo soffre molto nelle periferie, no? E quindi vi dico la verità, non ho dovuto aspettare tutto questo tempo, ho dovuto lasciare un po' sedimentare tutta questa esperienza. Nel frattempo io poi sono passata a insegnare nelle scuole più del centro, ho cambiato ambiente, ho avuto bisogno proprio di staccare un po' per poter raccontare, perché forse bruciava troppo, non sarei riuscita forse a scriverne immediatamente dopo. Ho avuto bisogno proprio di questo stacco, di questi anni. Certo, certo. Ha avuto bisogno probabilmente di metabolizzare, no? Metabolizzare, sì. Metabolizzare, sì, esatto. Francesca, io stavo un po' sorridendo, ma ti spiego anche il perché. Perché mi è venuta in mente una scena del famoso film Benvenuti al Sud. In cui Claudio Bisio, cioè, viene colto quasi da malore per il trasferimento e poi addirittura mette il giubbotto antiproiettile per scendere giù nella sua destinazione. È un po' mi è venuto in mente questa che è un luogo comune, immagino, no? Un po', insomma, i racconti vanno tutti al contrario, nel senso che chi si trasferisce poi trova e ha occhio per guardare, trova ovviamente ciò che non va, come lo hai sottolineato anche bene, nel senso come tutte le grandi metropoli, che siano al nord che siano al sud, ci sono cose che non vanno. Esatto. E poi invece c'è l'occhio che guarda anche alla meraviglia, alla bellezza di alcune città che sono del sud ma sono anche del nord, certo. Perché cioè, voglio dire, anche andare in una bella città alle pendici delle Dolomiti come Trento non è una cosa, e anche lì c'è tanto bello da vedere, no? Non sono solo le città del sud ad avere questa prerogativa. Certo. E quindi insomma è bello sottolineare questa cosa, insomma si va un po' dall'ironia un po' ai luoghi comuni che vogliono il sud, terra di qualcosa che poi ovviamente c'è, nessuno si nasconde con la testa sotto la sabbia, però c'è anche altro e quindi è bello questa cosa. Volevo solo raccontarti questa mia immagine che mi hai suscitato. Grazie, anzi. Francesca, io leggendo il tuo Fiori senza destino, no, mi ha ricordato molto una sorta di romanzo corale, no, strutturato un po' per racconti, che in qualche modo potrebbe essere anche definito un romanzo di formazione. Ecco, mi chiedevo, tu che cosa ti sentiresti di consigliare magari a un docente che vive questa tua stessa situazione, quindi magari quella di insegnare in luoghi, in quartieri difficili, e soprattutto che cosa ti senti di dire agli alunni? Guarda, io dico la verità, già ne avevo sentore prima in realtà, ma dopo l'uscita del libro visto manifestarsi un esercito silente di docenti che hanno condiviso per molta parte esperienze similissime alla mia. Io credo che dobbiamo un po' tutti tornare ad avere un po' più di rispetto per quella che è la figura professionale del docente, che spesso si trova a lavorare veramente in condizioni proibitive. Spesso di tasca sua deve provvedere ai materiali, spesso di tasca sua aiuta economicamente gli studenti più svantaggiati. Sono tutte storie che io avrei veramente una gran voglia di far emergere, perché invece noto di contro sempre uno schierarsi un po' contro la categoria, no? Un po' adesso c'è questa moda di sono tutti medici, sono tutti professori, tutti si sentono autorizzati a invadere poi i campi professionali altrui, no? Magari senza averne poi la necessaria competenza e forse la cognizione. E quindi io dico che come consiglio generale l'unico che sento di dare è di lavorare con grande passione e di lavorare soprattutto con grande empatia.
sia che si lavori in queste situazioni così svantaggiate, sia che si lavori nelle scuole migliori possibili. E lo dico semplicemente per un motivo, perché i nostri ragazzi hanno un grande bisogno oggi, indipendentemente dalla classe sociale, dal reddito, della famiglia, ed è il bisogno di essere guardati e ascoltati. Quindi il consiglio che do anche ai ragazzi è questo: sappiate che di là non tutti, perché non tutti lo siamo portati a farlo come insegnanti, ma di là dalla cattedra spesso c'è una persona che è pronta ad ascoltare e a dare una mano. Esatto, vero. Grazie Francesca, è stata una bellissima chiacchierata. Io personalmente ti auguro tutto il bene di questo mondo. Togliti il giubbotto antiproiettile, hai capito che non serve. l'ho tolto da un po'. Immagino. Anche perché col caldo che sta a Palermo sarebbe un po' difficile. Grazie ancora. Grazie Francesca, un abbraccio. Grazie a voi e un saluto a tutti. Grazie. Ciao Franci, ciao. Noi andiamo.